Io devo dire la verità, faccio fatica ad associarmi ai ringraziamenti sia alla Giunta che ai funzionari che hanno seguito questo tema, perché purtroppo secondo noi c'è stata poca collaborazione, soprattutto nel fornirci il testo di raffronto fra il testo vecchio e il testo nuovo del progetto di legge sul piano rifiuti. Anche quando tramite Assessore Agliati ho chiesto almeno di avere le bozze sui quali hanno lavorato i collaboratori con le eventuali revisioni, anche queste non ci sono state fornite. Quindi secondo noi diciamo siamo stati messi in difficoltà, perché l'obiettivo era quello di non dire e di non sollevare il fatto che fosse un piano completamente nuovo. Non ce ne dovevamo accorgere, però noi ce ne siamo accorti. Io però partirei, farei un passo indietro, perché nelle 11 sedute di commissione non ho sentito purtroppo nessuno del Partito Democratico prendere posizione per quanto riguarda il piano delle bonifiche. Quindi io partirei dal decreto legislativo 152 del 2006, articolo 199,6, che dice esattamente che costituiscono parte integrale del piano regionale dei rifiuti i piani per la bonifica delle aree inquinate, che devono prevedere tutta una serie di requisiti. Quindi questo significa che il piano delle bonifiche è parte integrante, quindi è complementare, complemento del piano dei rifiuti. Non significa solo, come avete scritto anche nella delibera di giunta, dove deliberate gli indirizzi per l'elaborazione del piano delle bonifiche, che questo debba essere soggetto solamente alla legge regionale 20 del 2000, articolo 25. Significa che il piano delle bonifiche è complementare, è italiano, è parte integrante del piano dei rifiuti. Esattamente come fa la Regione Toscana, che ha deliberato il piano dei rifiuti e delle bonifiche, PRB, dove tratta il piano delle bonifiche e il tema come tema centrale all'interno del piano dei rifiuti. Eppure noi siamo una delle pochissime regioni che non ha ancora adottato questo piano. L'unico e ultimo esemplare sopravvissuto risale al 1995, dopodiché il nulla, e la questione è tutt'altro che inattuale. Allora, siccome questo tema io l'ho già sollevato più volte in quest'Aula ed è quantomeno opportuno ripresentarlo oggi e far presente alla Giunta di quello che succede nel mondo reale, ho preso un mese di rassegna stampa da fine febbraio a marzo e vorrei far presente all'assessore quello che succede. Il 23 di febbraio a Correggio trovano una discarica abusiva di batterie esauste, un denunciato. Castel San Pietro Terme, discarica abusiva di rifiuti speciali, 200.000 tonnellate in un'area dichiarata non idonea, 29 febbraio 2016. Santa Giuliana, Rimini, sigilla discarica di rifiuti speciali pericolosi, numerosi contenitori abbandonati di olio esausto, apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse, imballaggi di ogni genere. Inoltre, all'AUSA è stata segnalata la possibile presenza di amianto nella copertura dello stabile. 10 marzo 2016, traffico di rifiuti pericolosi, smantellato il racket dei rifiuti speciali. Le aree destinate allo stoccaggio dell'amianto sono state individuate nella zona di Coriano, lungo il fiume Marano, lungo il fiume Marecchia, Sant'Arcangelo, lungo il fiume Uso e all'ingresso di Cattolica. Calendasco e rotofreno, un centinaio di pneumatici fra i rifiuti, 22 marzo 2016, inquinamento cavo Lama, liquami scaricati nella notte, 30 marzo 2016, nafta nel bevano, violazioni ambientali, aperto fascicolo, 30 marzo 2016. Quindi io ritengo che il tema sia prioritario. Ci aspettavamo, diciamo, avrei voluto che questo piano delle bonifiche fosse presentato insieme al piano dei rifiuti. Questa cosa non è stata fatta. Ci avete detto che, e questo era in tutte le previsioni, in tutta la programmazione della Giunta, che il piano delle bonifiche, almeno il preliminare, sarebbe dovuto uscire a dicembre 2015, ancora non si è visto nulla. Non si è visto nulla. Però dall'altra parte vediamo, purtroppo, io lo vedo perché è a 15 km da casa mia, come viene gestita la questione della discarica Razzaboni, dove ancora vi continuate a rimpallare le responsabilità, dove ancora queste questioni sono affrontate in maniera emergenziale, e dove ancora questa giunta non interviene. Addirittura sollevate la questione alla Corte Costituzionale di responsabilità, e ancora una volta non avete una pianificazione su questo tema, non c'è una pianificazione. E alla fine ne vediamo i risultati, perché poi
la multa sulla discarica da Zaboni la pagheremo noi. E si è avverato tutto quello che dicevamo esattamente un anno fa, quando vi chiedevamo di mettere i soldi per bonificare. L'Unione Europea vi ha detto che le giustificazioni addotte non sono sostenibili. Lo Stato ha già pagato 40 milioni di multa a forfè e 38,9 se non sbaglio per la prima multa semestrale e pagherà anche la seconda e adesso si sta rivalendo sulle regioni, 800.000 euro a carico di questa regione ed è solo la prima multa che pagheremo noi, assessore, quando lei ci rassicurava e ci diceva che era tutto a posto, nessuna multa sarebbe arrivata e che la discarica era messa in sicurezza permanente. Balla, non era vero, ve l'abbiamo detto un anno fa e si è avverato esattamente tutto quello che dicevamo quando voi non siete voluti intervenire. E ancora, purtroppo non è solo una questione di piano, non avete neanche l'anagrafe dei siti da bonificare, quindi siamo ancora più indietro rispetto al piano, perché sappiamo tutti che l'anagrafe è lo strumento principe per la redazione di questo piano, prevista dall'articolo 251 del decreto legislativo, sempre testo unico ambientale. Anche qui ho dovuto fare diversi accessi agli atti per capire come mai non state istituendo questa anagrafe. Ci avete detto che era un problema delle province per l'implementazione dello strumento, poi ci avete detto che l'avreste fatta all'indomani della legge di riordino, la legge 13, e non è stata fatta. Era luglio, siamo a maggio, è passato quasi un anno e noi non abbiamo ancora un'anagrafe, non sappiamo ancora quali siano le situazioni critiche di questa regione. E l'elenco che l'ho fatto prima sono episodi che accadono realmente e non abbiamo un controllo, una gestione, una pianificazione su queste cose ed è secondo me molto grave. E questo per dire che cosa? Che il piano dei rifiuti già parte monco perché manca del piano delle bonifiche, quindi già partiamo male. E a nostro avviso c'è una violazione della normativa nazionale. Quindi per questo motivo noi abbiamo previsto anche attraverso un emendamento perlomeno che il piano delle bonifiche venga redatto e adottato almeno entro 60 giorni dall'adozione del piano, perché è uno strumento importante, non si può far finta che non serva, perché poi ripeto, le conseguenze sono quelle della discarica Razzamoni che paghiamo noi in termini economici e in termini di salute. Poi vediamo che chi dovrebbe gestire questa cosa. Quindi i direttori generali vengono poi subito ricollocati e gli viene trovato subito un posto in ARPA, mentre noi dobbiamo subire danni economici e danni, diciamo, siamo a rischio anche è a rischio anche la tutela dei cittadini. Quindi questo vuole essere l'ennesimo sollecito ad adottare questo piano, almeno l'anagrafe, almeno quella. Io penso che non sia una cosa difficile. Il catasto di ARPA l'hanno pubblicato dopo diversi solleciti, ma non c'era neanche quello c'era. Quindi io credo sia quantomeno opportuno procedere con celerità e questo piano delle bonifiche doveva essere fatto col piano dei rifiuti.